Buonasera a tutti, sono molto lieto di poter introdurre e moderare questo nuovo incontro del ciclo di seminari La rinascita di una sirena, che questa sera porta il titolo di Visioni partenopee, la rappresentazione di Napoli nelle arti. Vi ricordo che questo ciclo di seminari La rinascita di una sirena è stato organizzato a cura dell'Associazione Culturale Altanur nell'ambito di una manifestazione di un certo rilievo che avviene con cadenza annuale intitolata Le connessioni inattese. Dobbiamo ringraziare innanzitutto i nostri sponsor, la Regione Campania, il Comune di San Giorgio a Cremano, per il patrocinio morale l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Tutti appunto li ringraziamo per il loro supporto e per la fiducia che hanno in noi. Questo incontro di questa sera è il penultimo della serie di questi seminari che è cominciato nello scorso autunno e questi seminari hanno sviscerato di volta in volta vari aspetti della cultura napoletana, ma non tanto e non solo della cultura, quanto della capacità che ha Napoli appunto di rappresentare una nuova immagine di se stessa e di rilanciarla nel mondo. Questa sera il nostro intento è quello di focalizzare l'attenzione appunto sul rapporto che la città di Napoli con la sua cultura ha con le arti, e in particolare la rappresentazione che Napoli come città, come luogo di cultura, come luogo dell'anima acquisisce all'interno delle nuove arti. Discuteranno con noi questa sera questo argomento tre ospiti d'eccezione: Vincenzo Caputo, Massimiliano Gaudiosi e Rita Alessandra Fusco nell'ordine. Adesso vi darò qualche parola di presentazione appunto in relazione ai nostri ospiti di questa sera. Vincenzo Caputo è docente di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, è membro del comitato scientifico del master di secondo livello in drammaturgia e cinematografia della medesima Università Federico II e coordina la Summer School tra cinema, teatro e letteratura, ed è particolarmente attento ai rapporti tra letteratura e arti figurative. Il secondo ospite di questa sera è Massimiliano Gaudiosi, docente di analisi del film e del prodotto televisivo e di storia del cinema italiano presso l'Università degli Studi Sor Orsola Benincasa. Si interessa della rappresentazione del paesaggio e dell'immagine di Napoli nel cinema. È autore di una monografia, Lo schermo e l'acquario, e ha pubblicato numerosi saggi in riviste e opere collettanee. Rita Alessandra Fusco invece è critica d'arte, curatrice di mostre a livello nazionale ed è attualmente redattrice per la rivista Juliet. Pronuncio bene? Juliet. Juliette, ok, grazie. Tra le pubblicazioni ricordiamo un catalogo particolarmente importante, Lens, di Marco Abbamondi per il Roggiosi Editore, e ancora un'opera in particolare, L'arte in cucina per Mondadori Editore, un editore di grande momento. Presentati brevemente i nostri interlocutori, vorrei cominciare con Vincenzo Caputo. Vincenzo Caputo, perché Napoli? La narrazione letteraria della città. Ora, ecco, quali potrebbero essere le tracce di Napoli all'interno della nostra tradizione letteraria? Sì, buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Intanto di cuore un ringraziamento agli organizzatori che mi hanno invitato e spero appunto di non deluderli troppo con un iniziale piccolo ragionamento attorno alle narrazioni della città, soprattutto in letteratura. Ecco, io vorrei davvero partire da una domanda che spero non apparirà troppo oziosa, no? Quando ho ricevuto questo invito mi sono chiesto, ma cioè, perché tanta Napoli nella narrazione artistica? Uso il termine artistico in senso, diciamo, estensivo, no? Perché il romanzo di Napoli? Perché le questioni su Napoli, no? E non, che ne so, Caltanissetta, non lo so, Potenza, cioè, perché questa attenzione
continua, morbosa, talvolta autoreferenziale, vedete, sono un po', per dire, vado senza essere troppo politically correct, e perché tanta narrazione su Napoli? E perché questa città ha al suo interno quegli anticorpi tipici che spingono poi a doverla analizzare, no? A doverla vivisezionare. E la domanda me la sono posta, l'ho detto, forse è una domanda oziosa, perché ovviamente la narrazione della città di Napoli risulta sostanzialmente sospesa, no? Tra due poli che forse sono difficilmente conciliabili. Il primo è quello che mi piace definire della specificità, no? È necessario raccontare la città in certe narrazioni perché questa città appare a chi la racconta completamente diversa dalle altre. Mi sembra questo un primo polo su cui magari poi torniamo, e però appunto è come un pendolo, no? E l'altra tipologia di narrazione invece è completamente opposta. Raccontiamo questa città perché, come tutte le grandi metropoli europee e mondiali, ha dei problemi che meritano di essere raccontati. E sono due linee, forse difficilmente conciliabili, o forse lo sono. E mi ponevo questa domanda, ecco, perché Napoli? Cioè, perché proprio questa città, no? E disponevo questa domanda lungo questi due poli non complementari, e perché se noi andiamo a riflettere quello che accade oggi, cioè oggi, noi oggi probabilmente, forzo un po' le cose, poi mi bacchettate se sto esagerando, a livello mondiale noi abbiamo al centro della narrazione artistica, ovviamente cinematografica e quindi e prima anche letteraria, sostanzialmente due autori che con Napoli hanno molto a che fare: Elena Ferrante e l'amica geniale, e in modi completamente diversi la Gomorra che ha sfondato, che risulta al centro anche di interessi statunitensi, la serie ormai è a un livello mondiale. E non è che c'è un'altra città, e certo ce ne sono delle altre. Poi dico, se noi andiamo a guardare oggi quello che succede anche sul piano letterario e quindi in maniera complementare anche cinematografico, questa città è al centro. Non so se posso essere smentito da questo punto di vista, poi magari ci ragioniamo, no? E ecco, le tracce di Napoli sul piano letterario credo oscillino tra quei due poli di cui ho parlato, no? E provo a farvi due esempi specifici. Ecco, il primo legato alla specificità della città, no? E un autore, oggi, quest'anno l'anno scorso abbiamo celebrato il centenario della nascita di Domenico Rea, no? E lo stiamo ancora celebrando, cioè esiste un comitato nazionale. Un autore come Rea, giovanissimo, pubblica nel 1947 una raccolta di racconti, è un esordio sostanzialmente reale, che addirittura al quale si interessa addirittura Mondadori, e Spacca Napoli viene pubblicato da Mondadori nel 1947. È giovanissimo Rea, non ha studiato, non ha fatto studi regolari, non ha fatto, diremmo noi oggi, il liceo, né le scuole superiori, eppure questa raccolta fa parlare di sé. I grandi letterati si soffermano e dicono: è un caso, nessuno scrive come lui. E c'è in questa raccolta il primo racconto, La signorina, in cui sostanzialmente noi abbiamo, non so, posso addentrarmi un po', perché mi sembra, diciamo, esemplificativo del discorso che volevo fare, no? Ma riassumo al massimo per poi andare al punto. Un reduce torna dalla guerra e sostanzialmente irriconoscibile, e trova la sua compagna, la sua moglie, ovviamente, che per ragioni economiche sostanzialmente fa la prostituta. E che cosa diviene Napoli in questo racconto? Ecco, questa è la domanda che mi pongo io. Diviene qualcosa di simbolico, cioè diviene una città che dice di più rispetto a quello che dice sul piano meramente geografico. È simbolo di una città, di una nazione, l'Italia, e di un'Europa lacerata dalla guerra. Due anni prima, nel marzo del 1945, viene messa in scena per la prima volta Napoli milionaria, no? Lì che cosa accade? Accade in modi molto diversi. Rea non amava De Filippo, e in modi molto diversi qualcosa di simile: una notte della città, il buio della città.
ma la notte di queste città diviene sul piano simbolico una notte più generale. Si parla della città per parlare in maniera più universale di una condizione dell'essere umano. Ecco, forse sono andato un po' per salti, però volevo mettere in evidenza che forse quei due poli, specificità e internazionalità, si possono condensare, possono diventare complementari, se noi capiamo che il racconto della città di Napoli è spesso un racconto simbolico, ecco. Dunque, sì, è molto interessante questo discorso. Ora, ecco, mi piacerebbe sapere se esiste poi un canone definito di autori che narrano la città, oppure ci sono degli autori che andrebbero riscoperti, che magari sono stati ingiustamente dimenticati o qualcosa del genere. Sì. Allora, eviterò, voglio dire, di recitare la parte del meridionale piagnone, no? Cioè di quello che comincia ad urlare, no, anzi, forse uno dei nostri mali, a sottolineare a bassa voce che ovviamente per chi è fuori da un certo circuito editoriale e da certe dinamiche e logiche sostanzialmente che forse conosciamo, spesso capita di avere artisti, letterati, scrittori di qualità che probabilmente non entrano nel circuito o che restano fuori da un certo un clamore mediatico. Non capita sempre, ma può capitare. E oggi una storia della letteratura italiana non può fare a meno del contributo e della dimensione, della specificità di quella linea meridionale. Io vi ricordo che il meridione d'Italia è stato unito compattamente per secoli e secoli, ha prodotto una cultura che in maniera compatta ha espresso questioni, problemi, tematiche unitarie, va bene. Però vi ho detto, non era questo, diciamo, quello che volevo fare, non volevo recitare i panni del meridionale che indossa o che recita la parte del figlio minore. Dico solo che appunto oggi una storia della letteratura italiana non può prescindere da alcuni autori, lo dico non solo per autori novecenteschi, come si fa a scrivere una storia del Novecento sul piano letterario senza la Capria, faccio per dire, o senza Rea, ci mancherebbe. Non solo questa storia letteraria dovrebbe guardare alla nuova generazione di scrittori napoletani, ce ne sono tantissimi di livello alto. Io forse davanti a questa domanda vorrei darvi un caso specifico, ecco. Non tutti forse sanno, oggi sondo un po' tra letteratura e teatro, ma poi magari gli amici Massimiliano, Rita mi bacchettano dopo e tornano, dicono torna alle tue cose, no? Però forse un caso specifico vorrei fare perché mi sta a cuore, perché è un autore che studio da un po' di tempo. Forse non tutti sanno che noi abbiamo a Napoli un premio Nobel mancato, cioè un letterato, uno scrittore, al quale o in merito al quale ormai le pratiche, la linea che portava al Nobel sostanzialmente era acquisita. Parlo di un autore teatrale, ma che non ha scritto solo di teatro, che è Roberto Bracco, no? E sono anni un po' che provo a riaccendere i riflettori, provo anche a coinvolgere qualche compagnia per rimetterlo in scena, come pure è stato fatto qualche anno fa. Roberto Bracco è uno scrittore al quale è stato negato il premio Nobel soltanto perché non fascista, inviso al regime fascista. Un autore che veniva dalla Napoli della Belle Époque, che si era formato in quella Napoli, le cui opere teatrali sono state messe in scena in tutto il mondo. Sottolineo ancora questa parola che ogni volta che utilizziamo noi meridiani sembra sempre spropositata, invece no, non è così. A New York, a Parigi, in Russia, opere teatrali come I Pazzi, come La Piccola Fonte, come Non fate ad altri e tante altre opere teatrali sono state messe in scena e tradotte in circa 30 lingue europee e extraeuropee, grande fortuna anche nel Sud America, no? Un autore del genere appunto ebbe il coraggio, ce l'ha raccontato Pasquale Iaccio, un storico del cinema, e ebbe il coraggio sostanzialmente di non prendere la tessera fascista. C'è un bellissimo intervento suo che dice: il fascismo è come una donna delle pulizie che ti mette in casa. Prima ti chiede di evitare di andare in cucina, poi ti spinge a utilizzare una sola stanza fino a quando tu non sei più padrone a casa tua, hai perso la libertà.
E sono anni che provo, diciamo, a rimettere un po' nel circuito delle attenzioni nazionali la storia di Roberto Bracco. Ecco. È un autore teatrale, ma in generale un autore di scrittura novellistica anche ampia. Il regime fascista fece girare la voce che lui non era in italiano, un vero italiano, perché appunto non fascista, e che ha vissuto poi la sfortuna di non essere neppure vicino agli ambienti comunisti, no? Quelli che poi faranno una certa, metteranno su, costruiranno una certa cultura italiana, e che quindi è rimasto sostanzialmente poi privo di riconoscimenti dopo la morte. L'altra sfortuna che avrà è quella sostanzialmente di morire pochi mesi prima, relegato a Sorrento, ormai lontano dall'attività artistica, pochi mesi prima della caduta del regime, quindi non ha potuto nemmeno vedere, diciamo, la fine del regime fascista. Ecco, ci tenevo a fare questo nome specifico perché mi sembra esemplificativo di quello che si deve fare quando lo studio può essere anche atto di giustizia, può essere tante cose, ma può essere anche atto di giustizia. È interessante il destino di quest'autore perché in realtà è davvero assai poco noto e probabilmente in viso ai fascisti, in viso ai comunisti, alla fine questo ci fa capire come a volte la fortuna di un autore dipenda anche un po' da una serie di circostanze che sono poi indipendenti dal suo effettivo valore, ma dipende da come poi i critici lo valutino, come i critici in qualche modo ne propaghino l'immagine. Comunque, sì. Penso che possa essere sicuramente un'operazione culturale quella di riportare in auge poi questa figura che è molto interessante. Benissimo, grazie di questo intervento. Poi magari ritorneremo sull'argomento con le domande del pubblico al secondo giro, diciamo così. Adesso vorrei passare, grazie a te per carità, Massimiliano Gaudiosi. Col quale vorremmo, essendo lui esperto di cinema, vorremmo in qualche modo parlare del rapporto che ha Napoli col cinema. In particolare, dopo i Vesuviani, Napoli e il cinema nel XXI secolo. Ora, ecco, magari giusto per cominciare a parlare di qualcosa, ecco, il racconto cinematografico di Napoli. Ha risentito in qualche modo eventualmente dei cambiamenti nello scenario post-mediale dell'ultimo ventennio? Cioè, che cosa è cambiato in questo principio di secolo rispetto al cinema e all'immagine di Napoli nel cinema? Grazie, ringrazio, mi unisco anch'io ai ringraziamenti per l'invito a questo incontro e per rispondere alla tua domanda partirei dal titolo che avevo proposto appunto per il mio intervento, cioè Dopo i Vesuviani, perché credo che sia necessario, ecco, partire da lì, cioè Dopo i Vesuviani si riferisce all'esperienza del cosiddetto nuovo cinema napoletano che dagli anni 90 ha trasformato il racconto audiovisivo di Napoli grazie al fatto che questa città vedesse contemporaneamente lavorare personalità come Mario Martone, Antonio Capuano, il gruppo che sarebbe diventato Teatri Uniti, e attori come Tony Servillo, Licia Maietta e tanti altri autori e artisti e artiste che negli anni 90 hanno proposto un racconto completamente diverso dalla città al cinema. Ecco, nel mio titolo avevo proposto di rimarcare questo aspetto perché per provare a delineare alcune di quelle che sono le direzioni che ha intrapreso il racconto di Napoli nell'ultimo ventennio, è bene partire da lì, cioè da questa frattura che al cinema è stato caratterizzato dal cosiddetto nuovo cinema napoletano, cioè un movimento che non ha uguali in quegli anni in Italia e di cui possiamo ancora vedere i risultati grazie a appunto, i lavori di grandissima qualità che continuano a fare Mario Martone e maestri come Antonio Capuano e tanti altri che si sono formati in questa esperienza e che in qualche modo seguiva di pari passo il cosiddetto rinascimento della città, no? Dei primi anni 90 e che però è stato fondamentale perché ha composto una frattura, cioè ha
deciso di prendere le distanze in forme molto diverse, ciascun autore con la sua personalità e con le proprie esigenze, dal racconto, diciamo così, stereotipato di Napoli, e cioè da un racconto molto ovviamente caratterizzato e connotato dalla commedia, dai cliché, e che invece in film come Morte di un matematico napoletano, L'amore molesto, ma se ne potrebbero citare tanti di questo nucleo di artisti, e penso al Verificatore di Stefano Certi, a Pianese Nunzio di Antonio Caporno. Non voglio fare un elenco di film perché veramente sarebbe interminabile e non consentirebbe poi di toccare alcune altre questioni, però al cinema credo che, e non so se su questo siete d'accordo, Vincenzo che mi ha preceduto è d'accordo, rispetto alla letteratura, al cinema l'immagine di Napoli ha risentito anche di una serie di difficoltà, no? Per essere raccontata in una maniera alternativa a quella, tra virgolette, mainstream, a quella del cosiddetto filone napoletano, cioè quello basato ovviamente su una idea superficiale della città. E che è stato tra l'altro un nodo col quale tutti i registi, tutti gli autori che hanno raccontato la città in qualche modo si sono scontrati, penso a De Sica, con L'oro di Napoli, per tornare appunto indietro allo stesso Edoardo De Filippo nei suoi adattamenti cinematografici delle commedie che aveva realizzato. Tutti nel passato si sono scontrati con questa esigenza, con questa difficoltà, ecco, a partire dagli anni 90 in autori come Martone e Capuano e gli altri di questa cerchia c'è questa idea anche della migrazione, no? Della necessità di emigrare per sopravvivere, per l'idea di scappare dalla città anche in forme molto, molto, molto diverse, che si traduce sul piano formale anche nella volontà di raccontare una Napoli mai vista, cioè la Napoli delle periferie, cioè la Napoli che è stata immortalata, che vediamo ormai trasformata in un'icona, anche grazie a Gomorra, e la vediamo per la prima volta con una tale potenza proprio in quegli anni. Penso ai film di Salvatore Piscicelli o a Pappi Corsicato, che ha raccontato in qualche modo lo skyline del centro direzionale, e lo stesso Antonio Capuano, con Vito e gli altri. Ecco, c'è una riconfigurazione della città grazie a questi autori, anche sul piano formale. E per parlare di quello che succede negli ultimi anni, è fondamentale tenere presente quello che è successo a partire da qualche decennio precedente. E per rispondere alla tua domanda, mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti che questa città e le idee che circolano in questa città in qualche modo abbiano raccolto la sfida, no, di questo nuovo millennio, le nuove sfide produttive dovute ovviamente anche alla proliferazione di nuove piattaforme, il fatto che il cinema si sia spostato su altri media, e mi sembra che ci siano delle produzioni che lo dimostrano chiaramente. Penso per esempio ad un documentario come Selfie di Agostino Ferrente, è un bellissimo documentario di qualche anno fa. Ecco, anche la parola documentario è un po' difficile da usare di fronte a un lavoro del genere, che è un film, come sapete, interamente girato col telefonino, con una modalità assolutamente dirompente, per parlare di un caso di cronaca che è successo appunto nella periferia di Napoli. E che usa appunto i linguaggi dei nuovi anni, no? Dei nuovi media, per raccontare la città. Ma penso anche su un altro piano, su un altro versante, alla serialità. Ovviamente abbiamo citato La Nica Geniale, Gomorra. Ovviamente la serialità si è completamente evoluta negli ultimi 20 anni. Dal punto di vista narrativo è diventata una forma molto più complessa di quella che conoscevamo nel passato, e la serie Gomorra in qualche modo ha fatto scuola,
E questo mi sembra che consenta appunto di vedere quanto la città abbia ancora da offrire anche di fronte a questi nuovi scenari, e quindi l'uso dei nuovi media per raccontare la città, come ci ricorda Selfie, nella modalità anche dell'autoracconto, il racconto attraverso la serialità e le produzioni internazionali. Questo è un altro aspetto che mi sembra interessante, cioè la fusione di locale e di internazionale, il globale, che vediamo all'opera nel successo di Gomorra, dell'Amica Geniale, ma anche in altre produzioni. Penso per esempio a lavori realizzati da produzioni napoletane che hanno visto però operare a Napoli registi internazionali. Penso a Passione, il documentario di John Turturro sulla musica napoletana, Enzo Abitabile, Music Life, documentario di Jonathan Demme, scomparso autore, regista premio Oscar, sulla cantante, musicista napoletano, simbolo della world music. Anche lì abbiamo una fusione totale di locale e globale in Enzo Abitabile, o penso a tante altre occasioni produttive, come cortometraggi prodotti da Pasta Garofalo, che hanno visto per esempio un autore come Terry Gilliam raccontare la città in una forma assolutamente onirica, con un cortometraggio che poi ha vinto l'Oscar come miglior cortometraggio europeo, The Holy Family. Ecco, mi sembra che una delle nuove direzioni che possiamo vedere all'opera è questa fusione di locale e globale, e questo interesse di grandi produzioni internazionali. Aggiungo soltanto un altro esempio che ora mi viene in mente: il finale di una serie Netflix ad altissimo budget come Sense8, realizzata da Lana Wachowski, che ha nel film conclusivo della serie lo scontro centrale ha proprio luogo a Napoli, tra il Rione Sanità e il Lungomare, cioè diventa il centro veramente di una produzione hollywoodiana, e che rientra anche questa nel discorso che facevo prima, di quanto Napoli sia entrata anche nelle nuove direzioni che ha intrapreso la serialità. Quindi ecco, tutto questo vorrei, a tutto questo aggiungerei anche l'animazione, perché se pensiamo al cinema d'animazione ci vengono in mente innanzitutto le produzioni fatte da Mad Entertainment, che ha la propria sede a Piazza del Gesù, e pensiamo all'Arte della Felicità, a Gatta Cenerentola, o ancora all'adattamento della Cantata dei Pastori, andata messa in onda qualche Natale fa sulla Rai. E anche sul piano dell'animazione vediamo quanto la città abbia raccolto queste sfide che provengono dal mercato audiovisivo, e potremmo fare tanto altro. Voglio concludere però il mio intervento sottolineando un altro aspetto, cioè ricollegandomi al punto da cui ero partito, cioè il nuovo cinema napoletano degli anni 90. Se lì avevamo una lettura di Napoli in chiave postmoderna, qui abbiamo mi sembra di vedere all'opera anche un ritorno, una necessità di ritornare con una certa libertà su dei grandi classici. Penso agli adattamenti da Edoardo Di Filippo, un adattamento assolutamente dirompente come Il Sindaco di Rione Sanità, fatto nel 2019 da Mario Martone, che in uno stile che richiama Gomorra incredibilmente riesce a essere molto fedele alla commedia di Edoardo, al testo di Edoardo, adattandola però ovviamente ai nuovi linguaggi e alla Napoli contemporanea. Quindi mi sembra di vedere all'opera anche questo ritorno sulla tradizione che viene riscritta e riconfigurata con una grande libertà. Mi fermo qua.
Ecco, a proposito di questo, c'è una domanda, diciamo, calda calda che proviene dal pubblico, che in qualche modo ha anticipato una domanda che avevo pensato anche io di porre. Cioè, in realtà, diciamo, queste nuove serie che sono ambientate a Napoli e che sia quelle su piattaforma, non so, Netflix, oppure le serie televisive o cose del genere, cioè come si pongono? Nell'ottica appunto della visione positiva e negativa della città, per esempio, non so, Gomorra o i Bastardi di Pizzo Falcone, che rappresentano in fondo una città degradata, oppure vabbè, c'era stata la lettura di Turturro, che era una lettura artistica musicale. Cioè, ecco, da una parte ci sono alcuni che hanno letto lo spirito creativo positivo della città, altri invece insistono sull'aspetto diciamo così degradato, che è una cosa che poi non giova all'immagine della città, perché magari ci sono alcuni turisti che prima di venire a Napoli hanno una gran paura perché pensano che Napoli sia la Napoli di Gomorra, e invece non si rendono conto che quella è una proiezione, diciamo così, tra virgolette, artistica della città. È una proiezione, oserei dire, cioè forse dire artistica è troppo, è una proiezione oleografica in un senso moderno della città, che la pone su un piano diverso. Allora, ecco, dato che noi con questi incontri vorremmo cercare di promuovere un'immagine rinnovata della città, ecco, cosa potremmo dire in veste critica rispetto a queste manifestazioni che accentuano un po' troppo l'aspetto degradato e lo propagandano fuori del circuito cittadino? Allora, da una parte, grazie innanzitutto per la domanda che è arrivata. Da una parte, secondo me è fondamentale tenere presente la storia cinematografica di Napoli come luogo che ha sempre destato polemiche. Chiaramente il cinema amplificava l'immagine della città e soprattutto i film che hanno avuto un successo su scala nazionale e internazionale nel passato ha sempre provocato, diciamo, dibattiti e quindi ovviamente le discussioni che si fanno intorno all'immagine di Napoli che passa attraverso Gomorra è l'ultima, diciamo, in ordine, perché è una città che in qualche modo ha funzionato da cartina di tornasole di tutto il paese, di tutta la nazione, no? In qualche modo del sud, e quindi l'immagine che ne veniva fuori sul grande schermo era sempre guardata con una certa attenzione, soprattutto quando il cinema era un'industria importantissima in Italia, quindi penso alla metà del Novecento, soprattutto al dopoguerra, e quindi ecco, è interessante secondo me tenere presente questa tradizione di dibattito che c'è sempre stata, sia sul piano politico sia sul piano estetico, no? Di quale fosse la vera Napoli da raccontare, cosa fosse giusto portare alla luce e cosa no. E a mio avviso però, ecco, si citava una serie come I Bastardi di Pizzo Falcone, penso anche ad una serie molto recente che è ancora in produzione come Mare Fuori, che ha un target molto più giovane, no? Un certo successo soprattutto sulle fasce più giovani. Mi sembra che le produzioni più interessanti ormai cerchino sempre di lavorare sull'ambiguità tra i buoni e i cattivi, no? Tra ciò che è degrado, tra ciò che è buono e ciò che è degrado. Un caso esemplare mi sembra anche la serie dell'Amica Geniale. Anche lì c'è continuamente, no, questa ambiguità tra il bene e il male, in qualche modo, no? C'è sempre due facce, e la città di Napoli sicuramente si presta con i suoi contrasti a tenere insieme, no, queste facce diverse. Quindi io credo che le formule più convincenti siano proprio quelle che lavorano su questa ambiguità di fondo, e Napoli secondo me consente molto di farlo. Lo si vede bene anche nei personaggi ritratti da I Bastardi di Pizzo Falcone. Senz'altro la serialità consente, come sappiamo, di approfondire gli aspetti psicologici, i lati nascosti di personaggi, e far emergere molte tematiche. Il caso di Mare Fuori
della RAI è un altro caso esemplare, no? un riferimento al carcere minorile di Nisida, e in cui anche lì questa ambiguità mi sembra determinante. Ok, grazie. Poi magari dal secondo giro magari procederemo con qualche altra domanda. E adesso vorrei passare al terzo aspetto. Abbiamo parlato della letteratura, abbiamo parlato del cinema. Adesso parliamo di arte in senso stretto, le arti visive, appunto. La nostra esperta, appunto, Rita Alessandra Fusco, propone appunto di parlare di Napoli come città aperta. Ma ecco, intanto vogliamo magari presentare al pubblico quale potrebbe essere il rapporto della città con le arti figurative nel corso dei secoli, prima magari di andare avanti. Certo, certo. Buonasera a tutti. Sono doverosi anche i miei ringraziamenti per l'invito ricevuto. E io ho preso spunto da una canzone di Meg che si chiama Napoli città aperta, che forse fa riferimento anche a Roma città aperta di Rossellini. Diciamo una città aperta, almeno come l'ho intesa io, nel senso che Napoli è sempre stata una città aperta e dominata, cioè insomma aperta anche alle dominazioni, alle influenze degli altri. E nello specifico vorrei soffermarmi insieme a voi su alcuni aspetti che sono importanti di questi dei secoli scorsi, perché è una città talmente complessa, una città talmente piena, se vogliamo, di storia, che sarebbe un po' difficile, insomma, parlare di tutto in un quarto d'ora. E quindi io vorrei soffermare la vostra attenzione su due secoli in particolare, che sono il 600 e il 900. Sono due secoli importanti perché hanno, seppur ci sono dei, insomma, molti anni di differenza tra i due secoli, hanno comunque, secondo me, delle assonanze, perché sono dei secoli, se vogliamo, tumultuosi, dei secoli all'interno dei quali si sono sviluppate delle riflessioni molto importanti, anche perché Napoli ha avuto due dominazioni importantissime, che sono state quelle appunto degli Angioini e degli Aragonesi, con un pittore centrale che è il Collantonio, che a sua volta è stato il maestro di Antonio da Messina, che in qualche modo sta in entrambe le corti, perché insomma inizia con Renato d'Angio e poi prosegue con Alfonso V d'Aragona, quindi tra Angioini e Aragonesi. Però diciamo che al di là di questo episodio pittorico importante, la città di Napoli ci ha regalato tanti spunti pittorici e visivi nel Seicento. Perché che cosa succede nel Seicento? Innanzitutto dobbiamo vedere che cosa stava succedendo, insomma, nel mondo. Siamo nel periodo della Controriforma, siamo alla fine del Cinquecento, nel Seicento si cominciano a sviluppare delle forme di pensiero, insomma, innovative e contrastanti, se vogliamo, su tutte. Il mio conterraneo Giordano Bruno, che parlava di infiniti mondi, ma non solo, Napoli era anche la terra di, insomma, studiosi come Tommaso Campanella, che studia a Napoli, lo stesso Telesio, insomma, Giambattista Marino. Insomma, si cominciavano a portare delle idee importanti in città. E poi c'è stata un'altra personalità importantissima e fondamentale per la pittura tutta e anche per la pittura napoletana, che è Michelangelo Merisi da Caravaggio, che arriva a Napoli nel 1606-1607, qualche anno prima di morire. Ebbene, Caravaggio più tutta la filosofia che si stava in qualche modo approfondendo nella città di Napoli ha fatto sì che poi si siano sviluppate delle correnti importanti, anche perché il Seicento è un secolo particolare, perché di primo acchito, quando parliamo di Seicento, pensiamo al barocco, quindi all'artificiosità, alla, insomma, pomposità, al fatto che le città dovessero essere riempite di chiese, perché in qualche modo bisognava contrastare architettonicamente la riforma luterana e quindi il papato, e quindi la chiesa in tutte le città d'Italia doveva in qualche modo affermare la propria potenza. Ma non è così. Il Seicento è stato anche appunto il periodo delle innovazioni pittoriche, delle grandi idee e dei contrasti e dei dissidi interiori, dei primi dubbi, delle prime domande. E quindi Caravaggio arriva a Napoli, ci regala poche opere ma bellissime, su tutte le sette opere di Misericordia, che comunque in qualche modo hanno sconvolto anche l'entourage napoletano, e quindi da Caravaggio sono sorti poi i caravaggisti.
La cosa assurda è che Caravaggio non ha mai avuto una scuola, non ha mai avuto discepoli, eppure cioè, si parla tanto di caravaggismo napoletano per di più. E in realtà il caravaggismo altro non è che l'influenza che Caravaggio ha avuto per questa città e per alcuni pittori, su tutti Giuseppe Ribera ha detto lo spagnoletto, e che appunto ha estremizzato addirittura il discorso di Caravaggio, insomma entrando quasi nelle tenebre del chiaroscuro, e poi Massimo Stanzione, che è assolutamente lontano da Caravaggio se vogliamo, però è stato talmente importante per la città di Napoli che non possiamo che sottolineare insomma questo incontro con la pittura caravaggesca, perché Stanzione di Caravaggio prende solo la luce, cioè questo nuovo modo di concepire la luce, però insomma si distanzia totalmente dalle tematiche, dalle rese plastiche, perché c'è un ritorno al classicismo. Però Stanzione, siamo sempre nel 600, è un pittore che ha formato una generazione di pittori che poi hanno inondato, nel vero senso della parola, le chiese napoletane. E quindi penso allo stesso Solimena, ma anche a Bernardo Cavallino e anche a quelli minori, Giacomo del Popa, Cecco de Rosa, Filippo Vitali. Se entriamo nelle chiese di Napoli, e sono veramente tante le chiese di Napoli, possiamo in qualche modo riscoprire tutta questa Napoli pittorica seicentesca, che poi è stata una Napoli importante, perché in quel periodo che l'importanza pittorica di Napoli viene riconosciuta anche in Europa. E quindi, tornando a Stanzione, abbiamo questo passaggio tra Caravaggio, Stanzione, e poi non posso non citare sempre un altro pittore seicentesco, Salvator Rosa, l'inquietudine. Quindi nel Seicento non c'è solo l'artificiosità, non c'è solo la volontà di voler affermare un pensiero cristiano che dovesse in qualche modo contrastare e contraddire le idee di Giordano Bruno, ma comunque le idee di tutti i filosofi del periodo che ho citato prima. Salvator Rosa ci innesta la percezione del dubbio, della paura, è il primo che parla di morte all'interno delle proprie tele. Penso all'Humana Fragilitas, che è un'opera che sta a Cambridge, dove lui appunto introduce proprio un teschio all'interno di un dipinto apparentemente cristiano, proprio perché comincia a porsi delle domande egli stesso in prima persona, ma poi appunto le fa porre anche allo spettatore. È come se gli dicesse: guarda che non è come ce la raccontano la realtà, perché queste domande, così come le pongo io, te le puoi porre anche tu. E quindi diciamo che il Seicento è stato importantissimo per la città di Napoli per questo motivo, perché ha riempito quelle chiese che erano state inizialmente fondate dagli Angioini e poi dagli Aragonesi, e poi ne sono state costruite tante altre, insomma, perché ne abbiamo anche tantissime seicentesche, anche se la città di Napoli, lo sappiamo, è una città talmente abbondante che poi si è stratificata in verticale, quindi molte chiese si sono stratificate, no? sono nate medievali e sono finite barocche, su tutta la chiesa di San Domenico Maggiore, che sta al centro di Spacca Napoli, proprio racconta perfettamente questa sorta di struttura in verticale. E passando al Novecento, cosa è accaduto invece nel Novecento? Allora, il Novecento è simile al Seicento, perché anche lì siamo nel secolo della filosofia, no? Quindi penso al neopositivismo, penso a Nietzsche, penso all'esistenzialismo, è il secolo delle avanguardie. Cosa succede a Napoli? A Napoli si sviluppano delle cose molto importanti tra gli anni 70, 80 e 90. Innanzitutto non possiamo non ricordare una figura importantissima, che è appunto Lucio Amelio, che è un gallerista, critico molto importante, che ha fondato una galleria a Piazza dei Martiri. Ancora oggi c'è la galleria, non c'è più lui, la galleria si chiama Casa Madre, però è stato un personaggio importante perché insomma il suo operato è durato per circa 30 anni nella città di Napoli. Stiamo parlando degli anni 60, la metà degli anni 60, la metà degli anni 90. E cosa ha fatto Amelio di importante? Amelio ha fatto sì che grandi nomi dell'arte contemporanea, del tempo, potessero in qualche modo comunicare, comunque scambiare delle idee con la città di Napoli. Mi riferisco a, ad esempio, Mario Merz, Kunellis, Rauschenberg, Kittering, Paladino. Non a caso in questo momento al PAN c'è una mostra che appunto racconta quella Napoli di Lucio Amelio, appunto la Napoli di Kittering e Giorni Nostri.
è la stessa persona che nel periodo del terremoto, quindi post terremoto, fa un evento importantissimo, una mossa importantissima, si chiama Terremotus, che appunto opere che avevano come tema il terremoto, ma a parlare di quel terremoto erano artisti che magari poco c'entravano con insomma la città di Napoli, ma che comunque sono riusciti a raccontarla. Soprattutto Lucia Amelio ha sottolineato lo scambio che si crea tra gli artisti e questa città, perché tutti gli artisti d'arte contemporanea, famosi o meno famosi, che vengono all'interno della città di Napoli, in qualche modo ne rimangono affascinati e in qualche modo riescono a comunicare con questa città, a percepire degli stimoli e a lasciare degli stimoli. E quindi in questo periodo, in questo trentennio di Lucia Amelio, tutto ciò è accaduto. E poi voglio citare le ultime due cose, gli ultimi due passaggi importanti, sempre insomma ad opera di due critici d'arte, tra l'altro campani, e parlo della Transavanguardia di Achille Bonitoliva, e siamo sempre insomma in quel periodo lì. Che succede? Succede che c'è una grossa crisi economica e che quindi anche un po' l'ottimismo delle avanguardie va scemando. La Transavanguardia vuole rispondere insomma a questa morte, se vogliamo, delle avanguardie, anche se insomma morte mi sembra un termine esagerato, ma al momento non me ne viene nessun altro. Quindi mette insieme una serie di artisti che raccontano intimamente insomma un individualismo personale insomma abbastanza particolare, perché è un individualismo che si compone di disegni, insomma, mette insieme l'arte concettuale e l'arte povera, quindi fa un discorso molto particolare e molto molto intimistico. E poi c'è il medialismo, che è un'altra corrente, è un altro movimento di Gabriele Perretta, che tra l'altro è un critico anch'egli campano, nolano, che appunto invece cosa fa? Per la prima volta in qualche modo racconta un'arte che si confronta con la medialità, prima ancora che esistesse, perché all'epoca, insomma, negli anni 70, negli anni 80, perché siamo nel 1984, insomma, l'elemento mediale, quindi, che ne so, televisivo, ma anche proprio del computer, del PC computerizzato, poco interveniva nel mondo dell'arte, dell'arte visiva. Adesso è molto più, insomma, è molto più facile trovare un artista, un PC per creare un'opera d'arte, insomma, no? Anche perché poi c'è stato anche l'avvento della grafica. Quindi diciamo che nel Novecento anche a Napoli sono successe delle cose importanti. Ecco, una curiosità, questo sì. È accaduto fino alla fine del Novecento, adesso sono passati 20 anni nel nuovo secolo, sì. Sta accadendo qualche cosa di particolare, c'è una continuità con la storia novecentesca o c'è un rinnovamento? Qual è la situazione attuale? Allora, io penso che la situazione attuale sia un po' sotto gli occhi di tutti. Perché dico questa cosa? Perché quello che si sta sviluppando tantissimo nella città di Napoli è sicuramente la street art, su tutti gli Orit, insomma, che ormai è diventato famosissimo in tutto il mondo con la sua Human Tribe, no? Questa tribù umana dove lui mette i volti, che è la parte importante insomma di un essere umano, il volto con lo sguardo, con gli occhi, con le espressioni, su insomma le grandi facciate delle periferie napoletane, perché comunque poi la bellezza della street art è proprio questa, cioè quella, l'intento di riqualificare in qualche modo anche la bruttezza urbana. Penso a Ciop e Caff, che tra l'altro proprio in questo periodo stanno tenendo una mostra a San Domenico Maggiore, e quindi anche al loro mondo onirico, surreale, a volte anche inquietante, di raccontare Napoli. Nel particolare, insomma, Ciop e Caff hanno fatto un progetto che sta nei quartieri spagnoli, che si chiama Core Spinato. Penso all'opera di Blu, che è un artista internazionale che sta a Mater Dei, insomma, questa figura verde a bocca aperta, spaventata. Quindi sicuramente la street art per tempo e anche a con la città di Napoli, e sicuramente ha in qualche modo anche è cambiata nel tempo, no? Perché la street art nasce come qualcosa che deve essere fatto di nascosto nel pieno underground di una città, nella piena periferia, insomma. Invece adesso in qualche modo gli artisti di strada, gli street artist, sono diventati dei veri e propri protagonisti nel mondo dell'arte contemporanea. Quindi sicuramente si sta sviluppando e si continuerà a sviluppare questo filone qui. Poi quello che credo io, anche lavorando nel settore, anche avendo a che fare con artisti,
c'è una forte esigenza di collettività. Di collettività è una cosa che non manca nella città di Napoli, però diciamo che comunque, soprattutto dopo il periodo storico che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, c'è una volontà in qualche modo di emergere in maniera collettiva. E io credo che ci servino le idee, ovviamente nuove, contemporanee al nostro secolo, però delle forti idee che hanno in qualche modo caratterizzato anche i secoli di cui abbiamo parlato. Quindi se non c'è una convinzione, un profondo pensiero alla base, difficilmente si possono sviluppare delle grandi opere. La città di Napoli è una città che stimola tantissimo da questo punto di vista, quindi io credo che continuerà a farlo, però è una città anche molto contraddittoria, perché è una città che conserva moltissimo e che dimentica moltissimo, o conserva insomma in malo modo certe cose, e quindi diciamo che a volte è valorizzata dagli artisti non locali piuttosto che dagli artisti locali. Il dato però oggettivo è che l'artista che si confronta con la città di Napoli, che sia napoletano o non napoletano, ma parliamo anche degli artisti napoletani, racconta sempre qualcosa della città di Napoli. Cioè Napoli è sempre all'interno delle proprie opere. Adesso vedevo, anche se insomma sono miope quindi non vedo bene, sempre c'è Rocks on the Box dietro il nostro Vincenzo Caputo, appunto, che esatto, c'è San Gennaro, quella è un altro esponente dell'arte contemporanea napoletana, quindi c'è un linguaggio molto pop, se vogliamo, molto, molto street, sì, sicuramente. Grazie di questa disamina molto molto interessante. Adesso ecco, vorrei fare un giro di, diciamo così, una domanda che potrebbe essere posta a tutti e tre i relatori, ciascuno per la propria specialità. Cioè, viene fuori da questa discussione che abbiamo avuto che la città di Napoli è una città ampiamente narrata nelle varie arti, nella letteratura, nella cinematografia o nelle arti figurative, e naturalmente questa narrazione in qualche modo rimane sospesa in qualche modo a dei luoghi comuni che dovrebbero essere superati anche per dare, diciamo così, un respiro che possa essere in qualche modo internazionale. Allora ecco, come si può risolvere questo problema, ecco, dal punto di vista della letteratura, della cinematografia, dell'arte? Cioè, lo si sta facendo, oppure Napoli rimane in qualche modo l'espressione di un luogo comune e senza un superamento? Allora cominciamo da Vincenzo Caputo. No, io non lo so se lo si sta facendo, però basta, avvertiamo un senso di fastidio anche per tutta questa topica e questa polvere legata a luoghi comuni sulla città, che si addensa in alcuni meccanismi, in alcune narrazioni che spesso sono semplicistiche, no? Ma io ho ascoltato veramente con molto interesse gli interventi precedenti, sono in fase di seminazione in testa, mi sono venuto delle sinapsi, no? Purtroppo questi due piani non interagiscono tra di loro, e quindi i luoghi comuni, la narrazione stereotipata, finisce per essere e andare in maniera parallela rispetto a quella che prova ad approfondire questioni, problemi e difficoltà. E a me, se posso, faccio due esempi veramente che tra di loro non c'entrano proprio niente, però che mi vengono in mente rispetto a questa domanda, no? Prima parlavamo, diciamo, perché Napoli, no? Forse se torniamo su quel polo della specificità, perché Napoli, rispondo alla domanda perché Napoli, significa anche capire che questa città ha vissuto delle peculiarità specifiche, sul piano storico ha vissuto delle tappe che forse non sono comuni alle altre città, e su queste tappe spesso la letteratura si interroga. Penso, faccio qualche esempio: Masaniello, 1648, Repubblica Napoletana, 1799. Questa è l'unica città che da solo caccia i tedeschi, quattro giornate di Napoli. È una città che, quando si guarda dentro, deve, giustamente, necessariamente, avvertire la propria peculiarità.
Ad esempio, sulla rivolta sulla Repubblica Napoletana, noi abbiamo un romanzo che è Il resto di niente di Enzo Striano, ma abbiamo, se guardiamo all'arte, tanta produzione di Armando De Stefano, no? E evidentemente questa è una città che ha bisogno, in maniera autoreferenziale, ma in senso positivo, di guardarsi sempre dentro, no? di capire perché è così particolare. E poi, ecco, dicevo due esempi che non c'entrano niente, no? I luoghi comuni, ma ne abbiamo tre giovani, scherzo un po', sfaccendati, che negli anni 70-80 insieme in teatrini locali fondano la smorfia, no? E che cosa sono quegli sketch della smorfia se non un attacco, io direi quasi umoristico, no? Nel senso pirandelliano, no? In cui tu ridi, però ti devi soffermare un attimo a capire perché stai ridendo in quel momento, se non un attacco a quella solfa comune legata alle abitudini napoletane. Noi abbiamo uno sketch come Il Basso, no? Dove colui che vive nel Basso, cioè Troisi, viene intervistato da un giornalista, e accanto a lui c'è un professore di comportamentologia. Lui dice: ma io sto qua, sono povero. E a un certo punto il professore dice: no, tu non sei povero, siete voi poveri che non capite qual è veramente la vostra condizione e vi lamentate sempre. E mi sembra un'uscita geniale, no? Che mette il dito nella piaga in tutto quel giornalismo che prova sempre a sottolineare le difficoltà della città, la povertà della città, senza capire poi realmente, approfondendo, quali sono le questioni legate a questa ex capitale che è diventata ed è declassata città tra le città. Ecco, chiedo scusa se sono andato in maniera un po' disordinata, però mi sembravano questioni da no, grazie. È stato comunque un intervento molto interessante. Vediamo, Massimiliano Gaudiosi invece cosa pensa di questo aspetto? In breve. Mentre ascoltavo mi veniva in mente una cosa, cioè che sempre ovviamente in un'ottica più legata all'audiovisivo e anche alla tradizione narrativa napoletana, teatrale, se mi consentite questa digressione, cioè una città che si autorappresenta, no, nella sua tradizione, è una città che parla continuamente di sé. Questo è sicuramente un elemento che possiamo trovare nei racconti. È una città che ritorna continuamente su se stessa, sulla propria tradizione. Pensiamo ovviamente non so, al teatro, no? Alle grandi dinastie teatrali, ai figli che continuano a ritornare sulle opere dei padri, ma pensiamo anche alla musica, alla canzone, pensiamo a un genere popolare come la sceneggiata, che ritroviamo ancora una mutazione genetica nel neomelodico, cioè una città che in tutte le forme narrative, dalla poesia alla musica, al teatro, al cinema, alla letteratura, parla continuamente di sé. E poi un'altra questione che mi sembra legata a questo aspetto è la centralità degli stereotipi, cioè io l'ho sempre vista, anche pensando alla produzione cinematografica del passato, come la città degli stereotipi, la città italiana dello stereotipo, la città che spesso all'estero viene legata all'Italia tutta, no? Aspetti tipicamente napoletani vengono considerati come aspetti tipicamente italiani per molti versi, dalla musica, la passione musicale, la passione per il cibo, e così via. E questo mi sembra un elemento degno di nota, cioè il fatto è che per più di un secolo al cinema si sia raccontata una città altamente stereotipata, e contemporaneamente si sia cercato di mettere in crisi, come ricordava Vincenzo con l'esempio della smorfia, questi stereotipi. Ecco, mi sembra che proprio al centro del racconto di Napoli ci sia sempre questa divaricazione, questa insistenza quasi necessaria sul cliché e sulla sua demolizione. Vorrei fare anche io degli esempi velocissimi. Ovviamente penso a Benvenuti al Sud, che non è è un film girato nei dintorni di Napoli, ma penso anche, pensando a qualcosa di strettamente vicino ai nostri anni, a quello che fa una casa di produzione come The Jackal. Io credo che in questo momento questo tipo di produzioni vengono viste ancora, poiché sono molto recente, con una certa superficialità,
però ecco anche lì questa produzione, questa moltiplicazione di video e di prodotti audiovisivi di forme brevi emerga continuamente non solo un'eredità molto legata a Troisi, ma anche la necessità continuamente di mettere di giocare gli stereotipi contro loro stessi, cioè di metterli in qualche modo in crisi. Quindi sì, mi sembra quasi qualcosa di inevitabile quando si deve raccontare Napoli. Ok, grazie. Invece cosa ne pensa Rita Alessandra Fusco? Sì. Il microfono. Sì, eccomi, no, perché ho cliccato due volte, si era acceso e richiuso. Allora, io concordo con gli altri due colleghi, gli altri due relatori, sul fatto che sia difficile in qualche modo spogliarsi del tutto da certi stereotipi. E ad esempio, l'ho citato prima, l'opera che il nostro Vincenzo Caputo ha alle spalle, Rocks in the Box, che cosa fa? Racconta in maniera pop, no, cosa fa? Introduce un elemento napoletanissimo, Gennaro, con praticamente associa quindi il martire San Gennaro con il logo pubblicitario del Martini, facendo un gioco di parole. Ecco, poteva metterci qualche altra cosa, decide di metterci San Gennaro, quindi in qualche modo comunque c'è uno stretto collegamento con una storia che non si riesce in nessun modo a lasciare alle spalle. Ma in realtà forse non sarebbe nemmeno giusto, perché io sono dell'idea che per andare avanti bisogna sempre conoscere quello che c'è. Però io credo che, anche se con molta fatica, perché poi anche i mass media non ci aiutano in questo, in quanto portano avanti sempre un discorso abbastanza stereotipato della città di Napoli, almeno in alcuni contesti, io credo che con estrema difficoltà, però diciamo si sta ricominciando, si stanno facendo delle cose anche un po' lontane dal mandolino, dal sole, da Via Caracciolo. Penso ad esempio a un'opera, per citare un'opera di arte contemporanea, l'opera All'invitazione che c'è a Via Marina di Bianco Valente, Nessuno Escluso, ecco, quello è un esempio di arte contemporanea. C'è un intervento artistico, comunque c'è un messaggio diretto attraverso il mezzo artistico di un duo artistico che non mette Pulcinella che dice Nessuno escluso, ma dice Nessuno escluso in un momento storico che coinvolge tutta la comunità. Quindi penso che comunque Napoli rimane unica nel suo genere, e quindi questa unicità se la porta anche tanto altro da raccontare. Grazie. Sì, in fondo Napoli è una città che porta con sé una cultura popolare magmatica e ancora profondamente attiva, produttiva, cosa che magari in altri centri di cultura non è più. Tant'è che ci sono anche degli artisti tipo Iago, no? Che ha scelto Napoli un po' come il teatro di certe sue opere. E chi lo sa, forse no, perché... Scusami se ti interrompo, ci sono tanti artisti che hanno deciso, ma infatti quello è quello che dicevo anche prima, cioè Napoli attrae tantissimo chi non è di Napoli, cioè Iago, forse proprio, proprio per la magmaticità di questa cultura che sì, è ancora in fermento. Sì, perché è una città che stimola moltissimo, cioè stimola tantissimo gli artisti che comunque scoprono un mondo che rimane unico. Lo stesso Gianmaria Tosatti, che sarà protagonista del Padiglione Italia della Biennale di Venezia, è nato a Roma, ma lavora e vive tra Napoli e New York. Quindi comunque c'è questo Napoli che ritorna, certo. E anche tantissimi artisti stranieri. Quindi sì, in qualche modo è una città che stimola, c'è sempre uno scambio. Anche quando sembra che nulla si stia muovendo, qualcosa si muove sempre a Napoli. Questo è fuori discussione. Certo, appunto alla luce di tutte queste, di questa chiacchierata che noi abbiamo fatto, ora mi verrebbe di fare un'ultima domanda, un ultimo appiglio per dire ancora qualcosa. Cioè, è possibile ipotizzare uno scenario futuro del racconto di Napoli nelle arti? Cioè, cosa possiamo prevedere per un futuro prossimo, ecco, in tutto questo fermento? Vediamo, chi vuole rispondere? O facciamo un giro? Tornare a quel Pulcinella e smaterializzarlo, a volte anche doverlo distruggere, significa
trovare se stessi o provare a cercare noi stessi, no? E da un lato, secondo me, continuerà questa ricerca, anche da Arachiri, no? Per farci del male sulla nostra tradizione, perché significa dover trovare le motivazioni profonde, gli arcana del nostro essere nel mondo, e dall'altro ci sarà anche, credo, in maniera complementare, se non opposta, una tendenza all'innovazione esasperata, perché questa città sa accogliere anche, riesce anche a fare proprie le istanze più innovative. Quindi secondo me questi due aspetti evidentemente antitetici, continueranno a convivere. In maniera un po' vigliacca provo ad azzardare un futuro, ma tenendo insieme queste due cose, secondo me. Ok, questa è anche una possibilità. Sì. Ancora sul piano del cinema? Ma sul piano del cinema, allora, provo a fare la mia previsione, però è una previsione anche questa con una gittata limitata, perché da quelle che sembrano le ultime le tendenze, alcune delle tendenze recenti, mi sembra di poter prevedere che il passato recente della città cominci a fornire nuovi spunti. Prima Rita Alessandra parlava ovviamente dell'esperienza di Lucio Amelio, quindi gli anni 70 e gli anni 80 mi sembra che stiano proponendo nel racconto della città nuovi stimoli. Penso ovviamente al film di Sorrentino, ma penso anche a una forma completamente parodistica a quello che fanno i Manetti Bros, quello che hanno fatto con Songhe Napoli e Amore Malavita, dove ritornano non solo sul nome melodico, ma anche sul genere poliziottesco, sui film con Mario Merola, quindi sui film degli anni 70 e 80. E ancora penso ad un film invece molto più serio e che cerca di fare i conti con col passato recente. Penso all'ultimo film di Antonio Capuano, Il buco in testa, che invece cerca di fare i conti anche con gli anni 70. Pensiamo alle ultime produzioni che parlano di Maradona, che è un'icona internazionale, un'icona sportiva, che però è molto molto legata ovviamente a Napoli. Quindi mi sembra di poter prevedere che il recente passato, anni 70 e anni 80, possano fornire nuovi spunti di racconto, dal terremoto ovviamente alla Napoli di Maradona a tutta una serie di trame che percorrono quegli anni. Ok, grazie di questo contributo. E sul piano dell'arte? Allora, io sinceramente non me la sento di dare un pronostico. In che senso? Nel senso che io attendo e osservo. Quindi, insomma, io credo fermamente che l'arte... Ma così è facile, però, così è facile. Devi fare un pronostico. Scherzo. No, vabbè, un pronostico in che senso? Nel senso che comunque io credo che l'arte sia... E nell'arte io inserisco anche insomma il cinema, il teatro, insomma tutte le arti possibili e immaginabili. Comunque l'arte sia sempre stata e sarà sempre espressione di un momento storico, di un momento di riflessione, di un malessere, di un momento anche di gioia, perché no, anche di benessere. Quindi fin quando l'arte riuscirà a comunicarci tutto questo, quindi fin quando l'arte si farà portatrice in qualche modo di racconti, di messaggi legati a una determinata società, sarà un'arte viva. E quindi Napoli lo è stato, lo è e sicuramente lo sarà, e mi auguro insomma anche l'arte tutta, però diciamo che l'arte vera è quella che non si ferma in superficie, è quella che va in profondità, è quella che è fatta di idee, e io credo che a Napoli idee ce ne siano tante, che insomma in qualche modo siano portate avanti e saranno portate avanti dagli artisti. Quindi sono fiduciosa, continuo ad essere fiduciosa nonostante il anche per certi versi abbastanza piatto, perché poi c'è una cosa che si chiama mercato dell'arte, ma non sto qui a parlarne, insomma, che insomma in qualche modo mette un po' i bastoni tra le ruote a chi cerca invece di portare avanti le idee e non soltanto insomma dei brand artistici.
Sì, certo, naturalmente è così. Adesso pensavo, anche riferendomi al discorso precedente di quell'opera che è esposta a Via Marina, Nessuno escluso, che c'è anche un aspetto un po' satirico in fondo in quest'opera, perché è collocata in un luogo in cui appunto si inneggia la nessuna esclusione di nessuno, in un luogo dove poi ci sono i lavavetri delle macchine che al semaforo puliscono. Ma infatti io credo che non sia stata messa a caso lì. Esattamente. Cioè, che, comunque, che la società è tutta e coinvolge tutti devo dire che ogni volta che io passo da lì non posso fare a meno di pensare a questo contrasto e non posso fare a meno in qualche modo di essere mosso internamente in una maniera molto forte, perché e quindi questo poi è il senso dell'arte. Quindi, esatto, questo ti volevo dire. Permettimi di dire che fin quando ci smuove qualcosa dentro di noi, di fronte a un'opera d'arte, di fronte a un bel libro, di fronte a un film, di fronte a uno spettacolo teatrale, vuol dire che l'arte sta facendo il suo dovere. Però lo fa all'interno di un contesto, perché in quel caso è collocata in un contesto che contribuisce, certo, diciamo così, a far parlare quell'opera. Quindi in qualche modo la nostra città contraddittoria contribuisce anche al richiamo di questi artisti che poi magari collocano le loro espressioni in un contesto che ben li accoglie, diciamo. Ora, credo che abbiamo sviscerato in vari aspetti questo argomento del rapporto della città di Napoli con le arti. Abbiamo in qualche modo visto come la cultura napoletana, la cultura popolare napoletana sia ancora estremamente vitale e tale da poter dare ancora molti frutti. E quindi ci auguriamo che ci possa essere in questo senso una rinascita della nostra città, anche se poi tutto sommato credo che la nostra città nasce ogni giorno, quindi più che una rinascita in un senso, diciamo così, definitivo, noi ci dovremmo augurare che questo aspetto della nostra città, quella capacità di saper rinascere ogni giorno, rimanga immutabile nel tempo, quindi e che possa dare ancora alimento alle varie arti, alle arti figurative, alle arti, diciamo, le arti più moderne, quelle legate alla comunicazione cinematografica o mediatica, così come anche alla letteratura. Io allora vorrei concludere questo incontro, che è stato molto molto stimolante, molto molto interessante, non prima di aver ringraziato i nostri tre splendidi relatori che ci hanno tenuto compagnia con la loro dottrina e con il loro discorso brillante, e non prima di aver ringraziato anche tutti i nostri sponsor, cioè aver ringraziato per il sostegno la Regione Campania, la città di San Giorgio a Cremano, e naturalmente vi faremo sapere attraverso i canali consueti la data del prossimo incontro nell'ambito di questo ciclo La rinascita di una sirena, che dovrebbe essere poi quello conclusivo. Quindi ringrazio tutti e vi do appuntamento alla prossima volta. Grazie ancora, buona serata, arrivederci. Serata, arrivederci, grazie, buonasera.